Buon pomeriggio e grazie di essere qui collegati con noi oggi. Come io sono Leonardo Bigazzi, il curatore dello Schermo dell'Arte, e siamo qua dal Cinema La Compagnia, siamo qui sul palco del cinema. Come avrete visto, abbiamo aperto facendovi vedere la sala dove avremmo voluto accogliervi tutti e dove avremmo anche voluto accogliere i nostri ospiti che sono qui con noi oggi. Ma questo non è stato possibile, ovviamente per le restrizioni dovute al Covid. Ma nonostante tutto, per me è veramente oggi un'emozione parlare da questo palco e volevamo proprio cominciare da questo palco per dirvi che, come ha detto nelle parole della nostra direttrice Silvia Lucchesi, il festival è qua e il cinema è la nostra casa. Quindi ci tenevamo davvero a essere qui su questo palco oggi. Sono particolarmente contento di avere il privilegio appunto di introdurre il progetto di oggi, Mascarilla 19, per due ragioni. Una, perché ho avuto il privilegio e l'onore di far parte di questo progetto, di far parte del team curatoriale, e dall'altra perché l'urgenza del tema trattato, cioè la violenza domestica sulle donne, è davvero un tema che oggi più di tanti altri assolutamente è molto importante nel discorso internazionale, sia nell'arte contemporanea, ma soprattutto nell'attualità. Il titolo del progetto è Mascarilla 19, Codes of Domestic Violence, e consiste in 8 film d'artista che sono stati commissionati e prodotti dalla fondazione In Between Art Film, una fondazione che è stata fondata da Beatrice Bulgari e che ha iniziato proprio la sua attività lanciando questo progetto. I film sono stati commissionati proprio durante i mesi del primo lockdown e il progetto nasce da un'intuizione di Beatrice che ha letto su un giornale, credo fosse il New York Times, di appunto questo codice, Mascarilla 19. Mascarilla 19 è il nome della campagna del Premier Pedro Sanchez, il Premier spagnolo, che ha deciso di lanciare, visto i terribili giorni, insomma la crescita esponenziale della violenza domestica nel contesto spagnolo e nel contesto internazionale, di lanciare questo codice che potesse in qualche modo essere un SOS per le donne, cioè le donne lo potevano usare entrando in una farmacia o chiamando, ordinando una mascherina 19, quindi una mascherina, e questo codice segreto poteva essere il modo con cui le donne potevano chiedere aiuto se erano state vittime o erano vittime di violenza. Diciamo quindi in questo senso il progetto si è ispirato al nome di questo progetto, di questo codice, per invitare 8 artisti, 4 italiani che sono con noi qui oggi e 4 internazionali a confrontarsi col tema della violenza domestica, a confrontarsi col tema della violenza di genere. E quindi Beatrice ha invitato 3 curatori che sono qui oggi. Io sono uno di loro e poi c'è Alessandro Rabottini, che è anche il direttore artistico della Fondazione, e Paola Ugolini, curatrice della Fondazione e anche militante femminista. Credo che sia giusto sottolinearlo, che sono qui oggi con noi. E gli altri che vedete sono i 4 artisti italiani del progetto, Imasbedo, Jacopo Bedogni e Niccolò Masazza, Silvia Giambrone, Elena Mazzi e Adrian Paci, che è di nascita albanese ma è italianissimo di adozione di base a Milano. Gli altri artisti che oggi non sono qui con noi sono Yanis Rafa, Basir Mahmoud, Ivan Argote e Eva Giolo. E tutti i loro lavori, questi 8 lavori, sono visibili sulla nostra piattaforma Più Compagnia, con My Movies, fino al 22 di novembre. Quindi, se non li avete ancora visti, vi invitiamo assolutamente a vederli. Quindi il progetto in qualche modo nasce per richiamare l'attenzione a un'emergenza globale, e questa era proprio la precisa volontà di Beatrice, ma anche di intervenire e sostenere gli artisti in un momento in cui, come ben sappiamo, tutti i musei erano chiusi e le istituzioni avevano fermato la loro attività, e quindi davvero c'era un bisogno di intervenire e Beatrice, come ha ricordato anche nel talk di ieri, sentiva la necessità di fare qualcosa e in quel momento di sostenere l'attività degli artisti. Quindi, da un punto di vista della selezione,
Beatrice quindi diciamo, ci ha invitato a proporre degli artisti, ciascuno di noi, ciascuno dei curatori ha portato una rosa di nomi a un tavolo e poi insieme abbiamo scelto gli artisti. E poi che cosa è successo? Ciascuno di noi ha cominciato a lavorare con quegli artisti, tutto il processo è iniziato ad aprile di quest'anno e in maniera molto, molto partecipata anche da parte nostra siamo arrivati alla consegna degli 8 lavori finiti al 31 di settembre. Avremo modo di discutere con ciascun artista di come è stato questo processo e di come siamo arrivati poi fino a questi bellissimi lavori che sono stati realizzati. Nella selezione degli artisti, magari dico due parole anche su questo, non so se poi i miei colleghi Alessandro e Paola vogliono intervenire, ma abbiamo fatto delle scelte, abbiamo scelto di una parità di genere, quindi abbiamo scelto 4 artisti uomini e 4 donne. Questo per noi era molto importante scegliere un po'. Anche sottolineando che il problema della violenza domestica non è un problema femminile, ma innanzitutto è un problema maschile, cominciamo a dirla questa cosa, cioè è un problema che nasce dagli uomini e che poi ovviamente si riflette violentemente sulle donne, quindi in questo senso è bene che il punto di vista sia da entrambe le parti. E poi ci interessava, diciamo, selezionare degli artisti che, come Silvia, hanno lavorato tanto su temi legati al genere e al conflitto sul, diciamo, della violenza di genere, o tanti altri che invece non si erano mai confrontati con questo tema, ma che a nostro avviso avevano la sensibilità per poterlo fare. Un altro aspetto importante che abbiamo considerato era cercare di selezionare artisti che avessero approcci differenti sia da un punto di vista formale che estetico, quindi artisti come Masbedo, come Yanis Rafa, che hanno una pratica molto, diciamo, cinematografica da un punto di vista di mezzi e anche di produzioni, fino ad arrivare invece ad altri come per esempio Eva Giolo, che lavora molto per esempio con il found footage, con l'archivio, quindi cercare di poter realizzare, e su questo mi sento di dire che davvero il risultato è andato come speravamo, come ci aspettavamo, cioè di un'estetica e di un approccio concettuale molto diversificato fra questi 8 lavori. Infine, appunto, la necessità di selezionare 4 artisti italiani per sostenere un sistema che secondo noi comunque dovevamo prenderci questa responsabilità nella visione di Beatrice di sostenere degli artisti italiani, e invece per quanto riguarda la parte internazionale artisti come il caso di Ivan Argote o di Basir Mahmoud, che provengono da contesti in cui paesi in cui il machismo e la cultura machista è estremamente forte, e quindi in questo senso ci sembrava giusto immaginare un confronto rispetto anche al contesto nel quale questi artisti hanno sviluppato la propria pratica. Io non voglio dilungarmi oltre, perché poi dopo la presentazione dei singoli progetti secondo me avremo tempo per confrontarci fra di noi su queste domande, su come è stata l'esperienza di lavorare all'interno di questo progetto. Quindi quello che faremo è lanceremo delle clip dei singoli 4 progetti e ciascun artista comincerà un dialogo con il curatore con il quale ha lavorato. Quindi comincerei da Elena Mazzi, che ha fatto uno splendido lavoro che si intitola Muse e che ha lavorato con Paolo Golini. Quindi chiederei alla regia di lanciare il primo clip e poi lo commenteremo insieme. In those angry moments of mine, we would enter into confidence, and sometimes the restorer would even explain to me not to confuse profiles, judgments, times, that it was unfair. Eccoci. Paola, Elena. Allora,
quando Beatrice Bulgari mi ha parlato per la prima volta di Mascariglia 19, mi ha telefonato, eravamo in pieno lockdown, e mi ha detto: tu conosci Mascariglia 19? Io ho detto: no, che cos'è? Lei mi ha detto: come, non lo sai? E mi ha spiegato di questa iniziativa del premier spagnolo Pedro Sanchez per contrastare la violenza domestica. E lì abbiamo, diciamo, cominciato a parlare. Lei mi ha detto: io vorrei fare un progetto su questo tema. E a quel punto, come ha detto giustamente, come ha detto Leonardo poc'anzi, ci è sembrato necessario coinvolgere degli artisti, videoartisti, uomini, perché per tutti noi che lavoriamo con l'arte, che siamo curatori o artisti, poter affrontare argomenti scabrosi come quello della violenza di genere attraverso il linguaggio dell'arte è abbastanza un'esperienza unica, incredibile. Io, in ogni caso, come mio atto politico, non solo di curatrice ma anche di militante femminista, ci tenevo ad invitare due videoartiste italiane, proprio di rimanere appunto nell'ambito del mio paese, di lavorare con delle artiste di cui già da tempo apprezzavo il lavoro, e in particolare per Elena Mazzi, per il suo impegno ecofemminista e per il suo indagare in maniera molto approfondita i rapporti fra l'essere umano e l'ambiente che ci circonda e come le decisioni politiche economiche impattano l'ambiente e quindi poi anche la nostra vita. In particolare, per quanto riguarda Mascariglia 19, quando Elena mi ha parlato della sua idea di interrogare il passato e quindi l'antichità classica, all'inizio io sono rimasta piuttosto perplessa. E invece poi devo dire che l'idea di parlare di una violenza sessuata attraverso l'antichità classica ha decisamente funzionato. Elena, come mai sei stata ispirata dall'antichità classica per parlare di un tema così, diciamo, contemporaneo, forse una parola sbagliata, ma insomma un tema che negli ultimi anni è venuto alla ribalta della cronaca, ma è un tema che è sempre esistito, ecco, non è solo contemporaneo. Grazie Paola e grazie allo schermo per essere qui anche se non siamo qui. E no, di base quello che insomma, ho pensato quando mi è stato commissionato questo lavoro era di provare a allargare il più possibile la visione, quindi non limitarmi alla condizione in cui ci trovavamo di Covid, di chiusura domestica estrema, ma anche di provare a parlare delle radici che portano a quello che poi è la violenza o come la intendiamo oggi, no? Le cosa nel contesto, diciamo, occidentale ci lega a questo tipo di realtà che esiste oggi. E quindi la prima cosa che ho pensato è di provare a partire da uno spazio, che è quello che poi di solito faccio sempre nei miei lavori, appunto un ambiente domestico che fosse un po' diverso da quello che lo stereotipo ci porta a pensare. E quindi un contesto domestico alto, benestante, ricco, e quindi ho cercato proprio di visualizzare una casa che potesse rispondere a questi parametri e ho immaginato subito Palazzo Grimani a Venezia. Non so dire esattamente perché, era sicuramente uno spazio che mi ha colpito nel mio passato, ma soprattutto quello che mi interessava, a parte lo spazio in sé, era la presenza di tantissime personalità, cioè una coralità di presenze assenze. E chiedo alla regia di mandare un'immagine così potete capire meglio quello che intendo. È un'immagine di backstage di quando stavamo facendo le riprese e questa è proprio una parte di Palazzo Grimani, che ha una storia un po' particolare, la racconto in breve così per farvi un po' capire meglio. E Palazzo Grimani è stato il palazzo di uno dei dogi di Venezia, poi passato al nipote Giovanni Grimani, che nel Cinquecento inizia a collezionare queste statue, soprattutto greche, anche romane, ma soprattutto greche, e fino a far diventare questa collezione una delle più importanti d'Italia, addirittura d'Europa. Cosa succede? Lui all'interno di Domus Grimani immagina proprio un ambiente pensato per questa collezione, quindi si dice, si narra che addirittura l'abbia disegnata lui, che abbia chiesto a un architetto di disegnarla a suo piacimento, riprendendo un po', diciamo, le forme e i riferimenti del Pantheon di Roma.
E quindi crea un ambiente che, se vedete il video, magari sembra grandissimo, ma in realtà è veramente piccolissimo, e al suo interno racchiude questa miriade di statue che in realtà per me, già dalla prima volta che le ho viste, erano molto animate. E c'è questo gioco di sguardi e di rimandi che mi ha fatto immaginare subito il video ambientato all'interno di questo spazio. E poi l'altra cosa che mi interessava molto di Palazzo Grimani era il fatto che questa collezione in realtà non è sempre lì, ma è temporaneamente lì, cioè è nata per quello spazio, ma poi è stata spostata alla morte di Giovanni Grimani alla Marciana, quindi Museo Archeologico di Venezia, che oggi è in restauro, e quindi temporaneamente le statue sono tornate a casa, in un certo senso, fino a maggio 2021. Quindi era anche un modo per riprendere un segmento di contemporaneità che non so bene se poi verrà mantenuto in futuro. E quindi partendo dallo spazio della tribuna, insomma, mi sono immaginata questa tensione uomo-donna, viaggiare attraverso gli sguardi e anche le fisicità poi di queste statue che non sono mai del tutto complete. A volte ci sono dei busti, altre sono state chiaramente deturpate nelle varie movimentazioni. Quindi non solo una violenza di genere, ma anche proprio una violenza culturale in un certo senso. E quindi da lì, una volta diciamo focalizzato un po' l'immaginario dello spazio, che non volevo svelare troppo, quindi mi sono concentrata molto sui dettagli, sulle ferite, sulle fratture, le rotture di questi corpi, ho poi immaginato un testo che potesse accompagnare questa lettura e facesse una sorta di excursus storico-artistico anche. Quindi la storia brevemente narra di questa donna che vive, che si confronta ogni giorno con queste statue, con questo ambiente dedicato quasi, però non si sa bene cosa sia successo a questa donna, se è ancora viva, se non c'è più, se subisce violenza, che tipo di violenza, quando, come. E il tutto è narrato un po' da una voce esterna e interna, quindi questa domestica che ha la possibilità di entrare e di avvicinarsi tantissimo, perché lei si prende proprio cura di queste sculture, di queste statue, diciamo le spazza, insomma, le spolvera, veniva la parola, e fino a quando a un certo punto lei incontra il restauratore, che invece è colui che se ne prende cura a livello culturale, no? E quindi uno impara dall'altro in maniera molto semplice a leggere la storia di queste statue e a leggere anche le violenze che poi sono diciamo permeate nei secoli dei secoli e che ancora noi oggi leggiamo in realtà come qualcosa di molto aulico. E quindi per fare questo percorso ho chiesto aiuto a una semiotica, Tiziana Migliore, che sta facendo la mia professoressa, ci segue, e Enrica Camporesi e Anna Calia, quindi una persona che mi aiutasse a scrivere lo script, ma anche una persona che fosse esperta di mitologia greca. E quindi tre persone che mi hanno affiancato in questo salto, che mi hanno consigliato delle letture e che mi hanno aiutato a usare le parole più adeguate. E volevo leggere un piccolo estratto di uno dei libri consigliati, appunto, non so se si vede Gabriella Conte, dalla semiotica, perché secondo me sue parole sono meglio delle mie, a capire un po' il passaggio che ho voluto fare. Dice: "I miti di ratto implicano un cambiamento imposto alla donna, che conosce il sesso dopo essere stata trasformata o prelevata dal dio, e costretta o consenziente all'unione con lui, perde la verginità. La metamorfosi in animale avviene in un momento ben preciso della sua vita, sottoponendola ad un processo di deumanizzazione, che dalla forma umana la riduce ad un semplice oggetto sessuale. Un tale cambiamento, sicuramente destabilizzante per la donna, rispecchia nel mito il difficile e complesso passaggio dalla verginità alla sessualità matura, e la ripresa della forma umana da parte della fanciulla è indicativa della fine del percorso, che la vede crescere e trasformarsi da adolescente matura a donna completa. Nell'ambito del mito, la lotta per difendere la città, o meglio i mores sociali, è intrapresa in modo da domesticare le giovani donne per far sì che esse garantiscano la continuità della città-stato attraverso la produzione di una prole legittima. Il potere degli dèi è usato per mantenere un determinato equilibrio,
e l'unione con un dio significa per la donna successo sociale, in quanto darà luce ad una stirpe eroica. Nel mondo dei greci, così ordinato, gli dei stanno al di sopra della civiltà umana, mentre gli animali si trovano al di sotto di essa. La natura femminile, in tale ordine di cose, è vista come sovrapposta a quell'animale, mentre quella maschile è più vicina a quella divina. Poiché la violazione dei mores sociali minaccia di distruggere la civiltà, le donne che sono selvagge vicine allo stato animale vanno prese e addomesticate al fine di garantire la durata dell'ordine sociale stabilito per i sessi della società. E quindi, diciamo, in questo senso la tribuna Grimani ha un punto che è fondamentale, ossia il ratto di Ganimede, che è centrale, è anche l'unica scultura che non si sposta mai dalla Domus ed è sospesa, elevata, centrale, ed è l'unico ratto, che è un ratto maschile, in cui l'uomo viene elevato, quindi la donna veniva sempre trasformata o declassata, mentre invece l'uomo veniva sempre elevato, e questo, insomma, mi ha fatto riflettere e pensare molto, mi sembrava un simbolo perfetto per Mascarilla 19. Ecco, in breve. Grazie, questo. Grazie Elena. Non so se tu, Paola, vuoi approfondire qualcos'altro del lavoro, oppure lo facciamo dopo, magari collettivamente, perché Elena è stata molto, molto precisa e molto esaustiva in questo intervento. Grazie. E, no, passerei quindi al progetto di Adrian Paci, che ha lavorato per questo lavoro che si intitola Vedo Rosso, ha lavorato con un'attrice e una regista, scrittrice teatrale, Daria De Florian, con una collaborazione che davvero è stata, appunto, per il testo molto molto importante, credo, nello sviluppo del lavoro. Magari guardiamo il clip e poi lascio la parola a Adrian e ad Alessandro. Stavamo insieme non da tantissimo, abitavamo già insieme e in quel periodo facevamo l'amore tutti i giorni. Una notte c'era un caro amico che dormiva di là in soggiorno, non mi ricordo perché, forse avevamo litigato o c'era qualcosa che non funzionava. Comunque quella sera non riuscivo a dormire, mi sono alzata, sono andata di là a chiacchierare con questo amico. Ero seduta sul divano, lui semi addormentato mi ascoltava. Parlavamo, un po' sottovoce, bisbigliando. Lui è entrato in soggiorno di colpo, ci ha guardato, poi ha tirato un pugno alla porta del bagno, fracassandola. La porta era di legno. Non so se lì subito o il giorno dopo mi ha detto: quel pugno era per te, sei fortunata che l'ho tirato alla porta del bagno. Alessandro. Eccoci. Innanzitutto saluto tutti quanti gli amici, insomma, non so come si dicono, i telespettatori collegati da casa. Grazie Leonardo. Io, prima di chiedere di fare un paio di domande ad Adrian, volevo dire una cosa che può sembrare un po' scontata o anche, come dire, una sorta di piccolo paradosso, però il fatto che un progetto che sia nato, cioè un progetto che è nato durante il primo lockdown, in risposta a quella che è stata fondamentalmente, come dicevi tu, una situazione di isolamento che ha prodotto anche un inasperirsi di certi episodi di violenza, però è stato anche un progetto che cercava di rispondere a una stasi del sistema artistico. Ed è un po', se vogliamo, paradossale, ma forse molto produttivo, il fatto che lo stiamo discutendo adesso durante un secondo lockdown. Cioè, in questa, diciamo, parentesi che si è aperta tra questi due momenti di isolamento, di distanza e di solitudine, si apre un po' uno spazio, che è un po' lo spazio, uno degli spazi che questo progetto secondo me voleva in un certo senso indagare, che è anche quello della potenzialità delle immagini in movimento. Cioè, nel senso che in questo particolare momento, paradossalmente, le immagini in movimento sono
tra i media, tra alcuni di quei media che possono in un qualche modo più connettere le persone. Adesso, questa, come dire, è un po' una riflessione così, un po' estemporanea, però mi sembrava che non fosse così scontato, così neutro, il fatto che stiamo discutendo in questo momento, durante un secondo lockdown, i risultati di un progetto nati da un'intuizione suggerita dal primo lockdown. In riferimento al lavoro che Adrian ha fatto e in cui, come dicevi tu, c'è questa grossa contributo di Daria De Florian, che salutiamo se è collegata. Io, Adrian, volevo chiederti un po', come dire, di raccontarci la storia della genesi di questo lavoro, ma semplicemente anche perché, oltre che essere una storia interessante, ma perché mi ricordo le nostre prime conversazioni e secondo me, come dire, ovviamente ci siamo tutti quanti posti il problema di come affrontare quello che è un tema molto urgente, molto drammatico, senza farlo diventare un oggetto, cioè senza farlo diventare semplicemente in modo molto opportunistico, semplicemente un campo di rappresentazione. E mi ricordo la tua iniziale ritrosia ad affrontare questo, la ritrosia che poi sei riuscito a far diventare produttiva anche da un punto di vista espressivo, quindi non solamente come posizione individuale, umana, ma anche come ricaduta concettuale e formale. E quindi volevo un po' partire proprio da questa tua iniziale, se non titubanza, ma comunque questa tua iniziale problema a rapportarti con l'immagine nel raccontare la genesi di questo lavoro. Sì, no, assolutamente è vero, io insomma, credo che tutte le storie nostre di questi lavori iniziano con questa telefonata, no? Che abbiamo ricevuto, eravamo chiusi e tutto parte da questa telefonata, da questo invito, che è un invito che da una parte crea una tentazione, dall'altra parte crea una frustrazione, perché dici cosa faccio, no? Cioè, all'inizio dici che bello, va bene, qualcuno ha pensato di rispondere a una situazione come questa, dall'altra parte poi subito uno dice ma come faccio, cosa faccio? Perciò, come dire, c'era un'impossibilità fisica di realizzare di immaginare una produzione, ma c'era anche una difficoltà concettuale, come giustamente hai detto tu, cioè di come affrontare un tema come questo, senza cadere nella retorica, ma neanche in quella specie di o trasformare in un oggetto che tu guardi da fuori, dall'alto, e poi trovi i trucchi per rappresentarlo, diciamo, nel lavoro. Ecco, io questa era la difficoltà della quale abbiamo anche discusso. Non volevo neanche fare un lavoro di stampo, come dire, cioè intellettualizzarlo troppo, no? Cioè farlo diventare un lavoro che passava attraverso vari filtri intellettuali, che si sofisticava troppo e perdeva comunque quella dimensione drammatica che ce l'ha come fenomeno. Ecco, allora, che, come dire, in una situazione come questa non è che è arrivata la soluzione, perché non c'è la soluzione, però in qualche modo c'è stato questo incidente che nel mio caso ha funzionato proprio perché ha risposto, ha dato immagine a questa impossibilità di rappresentare un argomento di questo tipo. E allora, come dire, io l'ho anche raccontato anche altre volte che l'unico strumento che avevo in quei giorni era il mio cellulare, con il quale potevo fare dei giochetti in casa, non è che potevo immaginare di produrre un lavoro. Però mentre facevo appunto questi giochetti, ho visto una macchia rossa apparire, una bellissima macchia rossa che veniva fuori perché c'era anche un sole bellissimo quel giorno, che non era altro che il mio dito è entrato nella telecamera del cellulare, che ha prodotto questo rosso molto vivo, molto vibrante, e che in qualche modo non era un colore astratto, era proprio il rosso del mio corpo.
era la vicinanza maggiore del corpo che cancellava qualsiasi immagine. E ho pensato che di partire da lì, perché tra tutte le altre cose che mi venivano in mente, che cercavo così di immaginare, era come dire l'immagine più forte. E poi da lì è nata da questo punto di partenza è nato il tentativo di aggiungere delle parole, di aggiungere una storia a questo rosso. E lì ho cominciato a contattare delle persone, e la prima cosa che mi è venuta in mente è contattare proprio una mia amica che si occupa di questo fenomeno di donne che subiscono violenza. Perciò ho raccolto un po' di materiale. Ovviamente però a quel punto era un materiale che aveva bisogno del filtro, di un filtro artistico, di un filtro narrativo, aveva sicuramente poi bisogno anche di una voce che raccontasse queste storie. E da lì è nato poi il dialogo bellissimo con Daria De Florian. Abbiamo scambiato un po' queste storie, ma abbiamo scambiato anche il modo in cui noi lavoriamo, che parte proprio da questo ascolto molto attento alla realtà, che poi viene portato a un livello magari diverso, forse anche attraverso piccoli dettagli, però senza perdere questa attenzione, questa attrazione verso le storie reali, le situazioni reali, ma anche le modalità vere, diciamo, di raccontarle. E così è nato poi il testo scritto e anche interpretato da Daria, che è diventato appunto la colonna sonora di questo rosso vibrante. E ci sono poi tre momenti all'inizio, in mezzo e alla fine, che appare per tre volte un occhio molto ravvicinato, che insomma io avevo delle riprese fatte a Beirut di alcuni ritratti di rifugiati siriani che avevo fatto per un altro lavoro, e che ho sentito che potevo introdurre a questo rosso così vivo dei momenti dove l'occhio diventava presente per pochissimi secondi. E così, insomma, ha preso corpo questo lavoro. Io una cosa che trovo molto bella di questo lavoro qui è che questa tua iniziale preoccupazione di quale potesse essere il tuo contributo al trattare questo tema senza tradirlo, cioè rispettando, come dire, il fatto che stiamo parlando di un tema che tocca la vita delle persone, cioè non è un problema formale, non è un problema, è la vita purtroppo drammatica di persone. Come tu hai affrontato questa cosa? Quello che mi piace molto è che tu hai esplorato l'assenza dell'immagine per farla diventare uno spazio drammaturgico che in realtà è stato, come dire, il palco che ha dato spazio alla voce di un'autrice. Quindi è come se tu avessi in un certo senso liberato lo spazio dell'immagine perché un'autrice potesse parlare, potesse portare. E devo dire che tu spesso lo fai, cioè spesso fai questo lavoro qui, spesso nel tuo lavoro si tratta di dare voce a qualcuno. Tu prima hai parlato di questa, come dire, costante che c'è spesso nel tuo lavoro, cioè quella di partire dal racconto di qualche cosa che è accaduto veramente. E questa idea di usare il lavoro, cioè di farlo diventare una piattaforma per dar voce a qualcuno, è una cosa che torna nel tuo lavoro spesso. Come un'altra cosa che mi sembra molto bella di questo lavoro, il fatto che, e ne abbiamo parlato brevemente quando abbiamo presentato le opere al Maxi qualche settimana fa, in questo caso un'estrema economia di mezzi, quindi tornare proprio all'ABC della produzione e insieme la struttura narrativa ti ha un po' riportato ai tuoi primi lavori video, quando
invece magari il racconto aveva più a che fare con la tua stessa biografia. Poi hai avuto per tanti anni la possibilità di sviluppare dei lavori che anche proprio da un punto di vista produttivo, quasi cinematografico, erano molto più ambiziosi. Però mi dicevi come questo lavoro ti è riuscito a farti tornare a questa identità che esiste tra l'economia estrema dei mezzi e la possibilità della struttura narrativa, del racconto. Ecco, questo mi sembra che sia una cosa importante di questo lavoro. No, ma assolutamente. Io ho sempre avuto questa attrazione verso l'economia del mezzo, nel senso che il mezzo doveva essere necessario. Cioè, il mezzo non diventava mai un elemento di compiacimento o di elaborazione così manieristica, ma era lì perché in qualche modo rispondeva a una necessità espressiva. In questo caso era tutto il contesto che richiamava a questa economia, a questa sobrietà, e devo dire che sono stato contento di riuscire a realizzare un lavoro partendo da questo, anche un po' facendo un passo indietro rispetto a quello che tu dicevi prima, insomma, una produzione che poi man mano negli anni è diventata un po' più robusta. Ecco, questo comunque io non lo vedo come un passo indietro, ma lo vedo come un, cioè, nel senso, è un ritorno, se vogliamo, a quei lavori iniziali, che però io, se tornassi indietro, li farei uguale, nel senso che, cioè, la loro forza era proprio nel rispondere con quel mezzo necessario a quelle situazioni che, come dire, avevano bisogno che il mezzo si mettesse in quella posizione. E devo dire che anche Vedo Rosso, cioè, mantiene questa sobrietà forte, che però è molto in sintonia anche con il momento nel quale poi è stato realizzato. Sì. Grazie Adrian. Andiamo al progetto successivo e poi riprenderemo questo discorso soprattutto sul mezzo e su, appunto, come abbiamo lavorato poi in questi mesi e come anche i singoli progetti si sono dovuti adattare alle condizioni nei quali eravamo costretti a lavorare. Andrei da Silvia Giambrone, che ha lavorato con Paola producendo questo il suo lavoro Domestication, quindi lancerei di nuovo la clip e poi ne parleremo con Silvia e Paola. Paola. Ma io prima avevo dimenticato una semplice regola di buona educazione, non ho salutato nessuno e sono subito andata a fare la domanda a Elena, per cui grazie Leonardo per l'invito e ciao a tutti, felice di vedervi, peccato non poter essere sul palco in presenza, sarebbe stato, come dire, avrei adorato, ma per fortuna che abbiamo la tecnologia e che quindi possiamo comunque parlarci. Allora, lavoro con Silvia Giambrone ormai da qualche anno, apprezzo moltissimo la sua produzione di performance, di video e di opere oggettuali. Silvia è probabilmente l'unica artista di cui io sappia che dall'inizio ha inglobato nella sua pratica tematiche femministe molto radicali. È una, diciamo, studiosa del pensiero di Carla Lonzi, è riuscita in qualche modo anche a superare alcuni nodi concettuali che la conoscenza di Carla Lonzi può porre nel lavoro di un artista donna, e ha sempre indagato la, diciamo,
che cos'è la violenza, in che modo noi ci rapportiamo alla violenza e come noi in qualche modo anche ci addomestichiamo alla violenza. Il video di Silvia si chiama Domestication ed è la rappresentazione di una vita di una coppia che però non capiamo se in quel momento è presente in quello spazio domestico, uno spazio domestico non particolarmente caratterizzato, in cui è facile identificarsi, ma la cosa che ci lascia sempre il dubbio se questa coppia sta realmente interagendo, se uno è il fantasma dell'altro. Abbiamo parlato molto con Silvia della, diciamo, di come impostare questo lavoro, che è un lavoro estremamente cinematografico, e quindi lascio la parola a Silvia. Silvia, tu avevi chiaro fin dall'inizio, vero, quando io ti ho chiesto di far parte del gruppo di Mascariglia 19, del modo in cui tu volevi indagare la violenza all'interno di una banale relazione di coppia? Sì, dunque, innanzitutto ciao a tutti, grazie allo schermo, grazie a tutti voi e grazie anche a chi ci guarda. Diciamo che essendo qualcosa su cui io lavoro da tanto tempo, che appunto si fa fatica a chiamare tema, essendo una cosa che poi si incarna così tanto nella vita delle persone e si incarna in una maniera particolare, io ci lavoro da tanto tempo, per cui ho cercato di andare semplicemente un po' più in profondità rispetto a quello che già facevo e a farlo con uno strumento, con un linguaggio a cui io sono meno addomesticata. E in questo senso per me è stata una grande opportunità. Come dicevi tu, è un lavoro che ha anche uno spiccato carattere cinematografico, questo per me è stata una novità assoluta, che ho amato tra l'altro moltissimo. E questo mi ha, ovviamente essendo un linguaggio nuovo, mi ha anche permesso di affrontare le cose in una maniera diversa, appunto, di andare più in profondità. Come dici tu, ce l'ho avuto chiaro dall'inizio, sì, cosa ho avuto chiaro dall'inizio? Avevo chiaro dall'inizio che mi interessava approfondire la violenza come qualcosa di estremamente ambiguo, di estremamente difficile da definire, da catturare, la violenza quasi come atmosfera ambientale, come qualcosa da cui tu, diciamo, vieni permeato, addomesticato, appunto, infatti il film si chiama così, e di cui non si vedono i confini, perché mi interessava restituire quello che spesso in un rapporto di coppia non soltanto la violenza è, cioè quando diventa trauma e diventando trauma si introietta a un punto tale da modificare il senso che si ha della realtà, da modificare il modo in cui si osserva la realtà. Come dici tu, questa coppia non è neanche chiarissimo in che rapporti sia, però è chiaro che è nello stesso ambiente ed è chiaro che comunichi attraverso degli oggetti domestici che diventano i portatori simbolici della violenza e di quanto di ambiguo ci sia nella violenza stessa. È un film nel quale non sono esattamente neanche chiari i rapporti di potere, cioè anche lui è come dire, sia lui che lei stanno dentro un paradigma di violenza. E questo perché? Perché io sono tornata agli schemi, diciamo, pedagogici, sono tornata alla ragione per la quale forse noi concepiamo la violenza, ovvero al fatto che noi veniamo addomesticati alla violenza in dei momenti in cui siamo troppo piccoli, in cui siamo troppo esposti, siamo troppo vulnerabili, diciamo, e non ci rendiamo conto e quei paradigmi diventano nostri. Quei paradigmi diventano nostri, spesso non ne abbiamo neanche la consapevolezza e si traducono nella maniera in cui noi poi viviamo le relazioni. Questo per me era essenziale, perché penso che per riuscire ad estirpare la violenza sia necessario riconoscere che ognuno di noi è capace di violenza, di non immaginare che il violento sia sempre necessariamente esclusivamente l'altro, ma che delle istanze in qualche modo noi le attraversiamo, ne veniamo addomesticati ed è la ragione per cui ci prestiamo sia a farla che a subirla. Silvia, io non so se io te lo vorrei chiedere adesso, però appunto tu sei partita da un saggio di pedagogia della fine del Settecento che probabilmente all'epoca era considerato una norma e che riletto oggi
a distanza di 200-300 anni, effettivamente sembra un racconto dell'orrore. Eppure all'epoca coercire gli naturali impulsi anche alla gioia nei bambini era considerata la base di una buona educazione. E quindi molte di queste regole pedagogiche in realtà sono rimaste invariate fino a, diciamo, gli anni 60, perché la grande rivoluzione nella pedagogia infantile in realtà poi è stata fatta dopo la metà degli anni 60, diciamo col 68, con gli studi americani, per cui, diciamo, si è pensato che una eccessiva coercizione sfociava inevitabilmente non solo in frustrazione, ma anche in ansia, in paranoia, in cattivi rapporti con gli altri. E quindi è abbastanza moderna la teoria per cui il bambino non va coercito, ma va lasciato libero di esprimersi. E questo nel tuo video, nel tuo lavoro, c'è molto questo senso di, appunto, di come in qualche modo gli esseri umani adulti possono essere delle vittime più o meno inconsapevoli di una violenza agita a fin di bene talvolta. Sì, diciamo che di questa educazione in realtà si trovano tracce anche adesso, dal momento che comunque l'obbedienza in un certo senso rimane comunque un pilastro sociale. E questo ovviamente produce delle coazioni, no? Delle coazioni a ripetere nelle persone che la introiettano. Addirittura, insomma, di quel modello educativo, studiando quel modello educativo si è capito che probabilmente il nazionalsocialismo, insomma, provenga da quello, e credo che sia una cosa tristemente attuale, no? Questo reflusso di qualunquismo, di fascismo, di nazismo. Tutto sommato le radici comunque vanno ancora ricercate nell'educazione, ripeto, in quello che poi diventa una forma di addomesticamento inconsapevole e magari anche a fin di bene alla violenza. Grazie Silvia, io riprenderei poi questo discorso alla fine, appunto, proprio di come da tutti voi è stato affrontato in modo diretto proprio il senso di come la violenza entra nelle nostre vite in un certo senso, con modalità e sensibilità diverse, e dal tuo spazio, che era uno spazio domestico volutamente semplice e banale anche, che tu hai immaginato coscientemente così, invece si passa al lavoro dei Masbedo, dove invece lo spazio è esattamente opposto, cioè uno spazio estremamente sofisticato, uno spazio che voi avete definito uno spazio del controllo. E quindi appunto vediamo un clip di Daily Routine, che è il lavoro dei Masbedo, e poi ne parliamo con Alessandro e Jacopo e Nico. Did you lock the front door? Did you check the glass door? Are you hungry? Did you sleep enough last night? Ale. Io volevo agganciarmi a quello di cui stava parlando Silvia in riferimento al suo lavoro, perché in realtà questi due lavori, quello di Silvia e quello di Masbedo, hanno questa dimensione in comune, cioè nel senso che raccontano di una dinamica di relazione dove non c'è più nemmeno bisogno di visualizzare la violenza, perché la violenza ormai è diventata parte di un ABC quotidiano. Infatti anche, così come dire, in entrambi i lavori non c'è un momento in cui questa violenza in un qualche modo esplode o comunque viene in un qualche modo drammatizzata, perché ormai è stata realizzata, cioè nel senso che ormai il processo, Silvia lo ha
chiamato di domesticazione, di addomesticamento. Nel lavoro di Masbedo invece noi vediamo questo processo quasi di, infatti il lavoro si chiama daily routine, vediamo questo processo invece quasi di manutenzione quotidiana della violenza attraverso quasi una forma di allenamento quotidiano. C'è una cosa che mi ha molto colpito del lavoro di Jacopo e di Nicolò, il fatto che loro abbiano preso una strada, se vogliamo, abbastanza rischiosa, molto coraggiosa comunque, che è quella di dare letteralmente voce a chi abusa. Cioè nel senso che il lavoro attraverso questa ricerca di questo spazio così elegante, così minimalista, così anche totalizzante, usa tanto la telecamera quanto l'architettura come strumenti di controllo. Però la cosa interessante di questo lavoro è che voi avete in un qualche modo dato voce a questo narcisismo patologico di chi abusa e anche questa sorta di delirio di onnipotenza, nel senso che avete comunque l'unica voce che si sente nel video è di quest'uomo che non compare mai, che attraverso il telefono ripete, come dire, queste forme di controllo che già la casa gli permette di fare. Però mi interessa discutere in questo momento come abbiate deciso in un certo senso appunto di raccontare quello che è lo sguardo come forma di controllo, sia attraverso l'immagine della telecamera, sia attraverso l'architettura, dando in realtà appunto voce a chi, come dire, in questo momento non vorremmo ascoltare, in un certo senso. Non so chi di voi due, chi vuole iniziare, se Jacopo o se Nicolò. Prego, Nicolò. È sempre così, tra io inizio sempre io, ma è molto interessante. Prima di tutto, anche noi ci uniamo a questi saluti a Leonardo, tutto lo schermo, Silvia, tutti gli artisti, curatori, tutta gente che stimiamo. Ecco. Ma allora per noi sì, è stato molto difficile perché abbiamo scelto due strade molto rischiose. La prima, il fatto di voler cercare di utilizzare un'estetica che nascondesse al suo interno un virus terrificante. No, mi viene in mente l'altro giorno che ho letto questa frase molto bella di questo libro di Arminio, no, che dice: gli artisti devono piantare la bandierina dell'inquietudine in salotto. Perciò noi abbiamo fatto un po' questa cosa qui, nel senso che abbiamo cercato di nascondere all'interno di un'estetica che in apparenza sembra quasi anestetica, perché questa casa, le luci che abbiamo usato, questo lusso però così poco empatico. Quando siamo entrati per la prima volta, e ti ricordi bene Alessandro che ti abbiamo mandato le foto di questa casa, quello che ci aveva sconvolto era che in questa casa prima di tutto ci abita qualcuno. Ed è una casa dove non c'è nulla di veramente di empatico, c'è solo tantissimo cemento armato, c'è questa idea di avere tutte queste vetrate dove si può vedere una persona dall'esterno a 360 gradi. E qui diciamo che è stato forse il punto di inizio del progetto, perché pensando a una discussione che abbiamo avuto, no? Proprio l'idea di questo carcere visibile, no? Panopticon, dove c'è la possibilità di osservare la vittima tutto il tempo. Allora perché dico è stato rischioso? Perché raccontare il mondo che psicologicamente possiamo definire degli ossessivi è molto rischioso, perché l'ossessivo in apparenza è molto elegante, come quella casa tutto è brandizzato, tutto è perfetto, i divani sono molto belli, le luci sono molto belle, i tavoli sono molto belli, è tutto molto bello, però in verità dentro si nasconde questo germe che è un germe che devitalizza. Se penso a questo tipo di uomo, quello che c'è, che non c'è e non c'è all'interno del nostro video, parliamo appunto di qualcuno che è capace di devitalizzare il nervo vitale della femminilità, perciò che mette questa, come si vede nel nostro film, questa donna in una sorta di carcere perfetto e per assurdo cerca di utilizzare la bellezza in una maniera quasi protofascista, nel senso che è una bellezza che inganna terribilmente.
è un corpo di una donna bellissima che in verità dentro ha un bruttissimo male. Ecco, allora, per qui era molto a rischio, perché chiaramente potevamo, come dire, andare in una direzione sbagliata, che era quella di eccedere sul tema estetico. Invece noi abbiamo proprio cercato fin dall'inizio di poter denunciare anche, come oggi, alcune estetiche possono in qualche modo essere davvero anestetiche, possono non avere all'interno assolutamente nulla. E dunque abbiamo giocato su questo, diciamo, su questo difficile equilibrio. L'uomo, in verità, è vero, non c'è mai. Si sente questa voce che in apparenza potrebbe essere anche una voce che ha in testa, che lei ha in testa, e che appunto mette nel carcere questa donna e fa sì che lei debba essere sempre un po' pronta, no? In qualche maniera l'immagine ci dice che lei si sente sempre sotto sorveglianza, di conseguenza cerca di essere atletica, cerca di essere ordinata, cerca nella sua paura di mettere tutte le cose al punto giusto. È stato molto difficile, adesso Jacopo lo racconterà, anche perché abbiamo voluto prenderci del tempo, noi ci siamo spinti fino all'ultimo prima di realizzare questo lavoro. Abbiamo preso del tempo perché ci sembrava necessario poter non fare degli errori, poter non commettere degli errori. Io sono felice personalmente di quanto abbiamo lavorato bene con te, Alessandro, perché, e questa forse è anche una figura nuova che un giorno sarebbe bello anche poter affrontare di voi curatori, che nel momento come questo, nel momento appunto di produzione dell'arte visiva, il bello inizia subito. Perciò quello che accade è che si inizia a discutere nel momento sorgivo di un'idea, e questo è qualcosa di nuovo, lo dico per chi ci sta ascoltando, di nuovo, veramente di nuovo, e che mi personalmente mi gasa tantissimo, proprio l'idea che quando si inizia a discutere la parola diventa da subito determinante, diventa, no, un modo di iniziare un progetto. Jaco, lascio la parola a te. Buonasera a tutti, e ovviamente saluto, mi saluto insomma lo Schermo dell'Arte che ci accoglie e che ci fa molto piacere. Saluto gli spettatori, le persone interessate a questa nuova forma dello Schermo dell'Arte imposta e dovuta, e che ci fa sempre comunque sperare che le braci ci sono, esistono e ci fanno portare avanti i nostri pensieri. E per quanto riguarda il lavoro, sì, il nostro lavoro è un lavoro dove manca la ritualità della violenza, cioè dove manca il rito della violenza in sé, dunque la violenza manifesta, che è poi quella violenza del quotidiano estremamente più capillare e pericolosa che accoglie e abbraccia tutti noi, appunto come dicevate prima nelle varie riflessioni. E mi fa ridere perché dopo tanti anni Nico ha parlato di Franco Arminio, e io proprio volevo leggere una piccolissima cosa proprio di Franco Arminio, di questo libro che ci siamo un po' rimpallati io e Nico in questo periodo, nonostante siamo stati anche noi a distanza. Ed è proprio un pezzo tratto da un breve racconto che è anche il titolo del libro, che si chiama La cura dello sguardo. E in questo che leggo c'è proprio, non con la volontà di Arminio, una volontà positiva, ma c'è proprio l'accezione negativa, dove dice che sono convinto che molte malattie entrino dagli occhi e dalle parole. Le cose che ci sono state dette, gli sguardi che abbiamo subito, sono anche più potenti di agenti patogeni esterni, che possono transitare nell'aria o nel cibo. Ecco, questa qui è stata un po', anche se questo libro è arrivato dopo, però è stata un po' la linea guida che ci ha portato a costruire questa sofisticatissima macchina, che però è fatta di parole e di controllo dello sguardo, che purtroppo è quella violenza sottile e sussurrata che può essere presente in ognuno di noi, e che appunto ci pone tutti come soggetti potenzialmente violenti. Posso chiedervi io una cosa, perché Silvia e Elena hanno citato quelli che sono stati i loro riferimenti letterari, mentre voi
Oltre a questi avete anche avuto dei riferimenti cinematografici, mi ricordo conversazioni in cui si parlava appunto, non so, di Animali notturni di Tom Ford oppure di Parasite, ma anche molto banalmente di pubblicità, di estetica della pubblicità. Forse potete parlare anche un po' di questo? Ma sì, è un po' quello che ti dicevo prima, nel senso che per mantenere questo equilibrio abbiamo cercato, ovviamente, ognuno di noi aveva in testa un film, no? Perciò ti veniva in mente subito Haneke, che è un regista che amiamo, dove ci sono quegli episodi di violenza che in quel caso lì sono molto manifesti, no? Ci sono delle dimensioni che in apparenza sembrano molto tranquille, poi c'è questa schizzata di violenza che va a rompere e incide come fosse un taglio di fontana nella pellicola e incide nell'occhio dello spettatore. Una cosa interessante credo che ci sia da dire, è quando ti dicevo prima che noi abbiamo preso del tempo, non è accaduto, in verità non è stato neanche molto difficile prenderci questo tempo, perché noi nel mezzo avevamo altre produzioni, però questo ci ha permesso di essere molto 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 critici con noi stessi, perché cadere di fronte a una, faccio un esempio, l'esempio della casa, di fronte a un'immagine così potente come poteva essere quella casa, potevamo cadere in un, come posso dire, in una ricerca formale di doverla raccontare in una maniera un po' troppo precisetta, un po' come avrebbe fatto una rivista. Quella casa lì, per esempio, è stata molto usata per fare set, appunto, di design, di brand, perciò è molto molto una situazione, come posso dire, molto perfetta per le copertine dei giornali, di un certo tipo di giornale. Ecco, noi abbiamo cercato invece lì dentro di entrare col virus, come dicevo prima, con quel virus silenzioso, avendo sempre in testa, e lo ripeto, che oggi come oggi le vediamo, ci sono delle immagini anche della pubblicità che possono essere molto potenti, ma in verità sono potenti solo sulla retina. Poi dalla retina non passa proprio nulla. E invece noi volevamo fare esattamente il contrario. Noi volevamo riuscire a masturbare la retina in qualche maniera, e per poter arrivare invece a delle zone di nervi ben più profonde, ben più scomode. Oltretutto era anche difficile, perché, ripeto, non è facile per un uomo poter raccontare tutto questo. Infatti, come diceva Ale prima, ci siamo dovuto quasi immergere veramente nella fogna di questa natura ossessiva, no? di questa natura che porta a far sì che ci sia, come dire, una sorta di erotica che è mancata, cioè un'erotica mancata nel nostro film, anche nei momenti in cui lei fa questo sforzo fisico, e noi andiamo a inquadrare in maniera molto radicale, siamo vicino a lei per la prima volta, respiriamo con lei con la telecamera, quello che noi che ci accorgiamo è che anche in quel momento che potrebbe svilupparsi un discorso erotico non si sviluppa, accade qualcosa che invece è molto più, come dire, molto poco fertile, molto pornografico e molto, come dire, una grande quota di impotenza a livello emotivo. Grazie Nico. Io adesso vorrei aprire un po' la discussione a tutti noi e invitare anche il pubblico che ci sta seguendo magari a fare delle domande. Potete commentare i link della diretta e noi possiamo fare le vostre domande in diretta agli artisti e ai curatori che sono nostri ospiti. Magari mi volevo appunto legare a questo che hai appena detto, perché siamo partiti appunto dicendo quanto anche la struttura di questo progetto, cioè l'idea per esempio di chiedervi di buttare giù una prima idea in un mese, che solitamente insomma sarebbe stato diverso in una situazione normale, probabilmente alcuni di voi in un contesto nel quale i programmi di mostre, di lezioni universitarie in cui tutti voi siete coinvolti, se ci fosse stata una situazione normale in 5 mesi non sareste mai riusciti a realizzare dei lavori di questa qualità e con questa, diciamo, con questi livelli di così concettuali molto forti. Quindi la richiesta di produrre una prima idea in un mese nasceva proprio dalla volontà, prima di Beatrice ma di tutti noi, anche di cercare di immagazzinare queste sensazioni e questa energia potenziale, in parte anche molto negativa, accumulata in questo mese e mezzo di lockdown, perché eravamo più o meno ad aprile, quindi era già un mese che eravamo chiusi in casa. E in questo senso lavorare sull'idea della violenza domestica, partendo da una condizione nella quale la
percezione della nostra dimensione domestica è cambiata radicalmente per tutti noi. Nessuno di noi, se almeno io, si era mai sentito in trappola nella propria casa, e invece questa condizione imposta di prigionia, di lockdown, inevitabilmente ci ha fatto riflettere su che cosa vuol dire sentirsi prigionieri dentro la propria casa, che è una condizione che purtroppo le donne che subiscono violenza vivono quotidianamente. Quindi in questo senso mi piaceva aprire appunto la riflessione a tutti noi su appunto come è cambiata la nostra percezione della dimensione domestica e come questo pensate che sia stato in qualche modo assorbito dai vostri lavori. Inizia. Siamo tanti, chi vuole? Siamo tanti. Paola, vuoi dire qualcosa tu, magari commentando i lavori? Per me, diciamo che io sono molto felice del risultato di questo nostro lavoro collettivo, perché siamo riusciti a creare una sorta di caleidoscopio di diversi frammenti di realtà. Ognuno degli 8 artisti ha in qualche modo rappresentato la violenza, il momento, con un'ottica completamente diversa. C'è chi ha avuto un approccio più pittorico, chi più cinematografico, chi più intimo, chi più narrativo. Però la cosa interessante è che alla fine la casa sicuramente c'è in quasi tutti i lavori, a parte quello di Adrian, ma il lavoro di Adrian è un lavoro aniconico, completamente aniconico, in cui la voce e il colore fanno le parti del leone. Però nel lavoro di Elena Mazzi, nel lavoro di Silvia, nel lavoro di Masmedo, nel lavoro di Yanni Strafa, nel lavoro di Eva Giolo e per qualche verso anche di Basir Mahmoud, invece no, per Ivan Argote e La Strada. Però diciamo nella maggior parte dei lavori la casa ha avuto un ruolo principale, un ruolo determinante, perché la casa effettivamente, che per quel che riguarda la mia esperienza di lockdown, per me la casa è diventata improvvisamente una sorta di cappotto da tenermi bello stretto addosso, e improvvisamente mi sono sentita molto bene all'interno dello spazio domestico, che normalmente invece col tipo di vita che io ho sempre fatto, come voi, eravamo sempre in giro, per cui non c'era mai neanche stato il modo di godere del privilegio anche di avere una casa e di poterci stare dentro bene. Indubbiamente diciamo che probabilmente questo, diciamo, la dimensione della casa, che ha questa doppia lettura di luogo degli orrori ma anche di porto sicuro, secondo me è stata estremamente interessante. L'altra cosa interessante che ho riscontrato in tutti gli 8 lavori è che questa violenza ovviamente non è mai stata agita, anche perché sarebbe stato se no un lavoro da fin dell'orrore, sarebbe stato un gran guignol, ma è proprio la potenza del linguaggio metaforico dell'arte che ci ha permesso di parlare di un argomento scabroso in una maniera che sicuramente è estremamente toccante, ma anche, se vogliamo, non irritante, non dolorosa, anche se l'argomento è doloroso, perché le immagini possono anche essere estremamente dolorose, e noi abbiamo parlato del dolore ma attraverso una sublimazione dello stesso, però non troppo, neanche troppo, diciamo, senza neanche un'eccessiva intellettualizzazione. Quindi a me piacerebbe molto che ci fossero a questo punto delle domande dal pubblico, perché io vorrei soltanto ricordare che noi stiamo parlando di un argomento che è un argomento necessario. Cioè, noi parliamo di violenza di genere, di violenza domestica. Noi parliamo che dall'inizio del 2020 a oggi sono già morte 59 donne per mano di mariti, ex mariti, fidanzati o ex fidanzati. Quindi c'è in realtà questo nostro sguardo così privilegiato su un tema così urgente, secondo me dovrebbe assolutamente, come dire, muovere delle domande oltre che delle riflessioni. Cioè, che cosa sta succedendo? Dov'è che si è rotto il patto sociale, il patto intellettuale, il patto metaforico di amore fra uomo e donna?
perché un uomo non può accettare l'autodeterminazione femminile al punto da dover uccidere la propria compagna, sicuramente una donna a cui lui ha voluto bene, in molti casi la madre dei suoi figli. Cioè, che cosa determina questo odio che porta a dover armare una mano maschile? Questi sono dei temi, secondo me, abbastanza importanti e che trascinano tutta una narrazione, che è la narrazione dei media, per cui in genere gli assassini vengono presentati come dei giganti buoni, un gigante buono che aveva perso la speranza di essere amato, non poteva sopportare che lei volesse separarsi, cioè... Quindi c'è anche tutta una narrazione da destrutturare e rincominciare su basi completamente diverse. Praticamente diciamo che il femminismo deve diventare portatore di una rivoluzione sociale, che è una rivoluzione sociale dalle basi, per poter affrontare in una maniera costruttiva un tema come quello della violenza che praticamente permea le nostre vite. Una violenza che è psicologica, che è intellettuale, che è sociologica, che è istituzionale, una violenza che è talmente pervasiva che non la vediamo più, noi non la vediamo più, una violenza che è nelle affiche pubblicitarie, che è nelle reclame dei sofficini, cioè una cosa talmente ormai addomesticata e talmente normale che alla fine porta a un'accettazione di una normalità che non dovrebbe essere normale. Quindi secondo me il nodo è questo, la rottura di un patto, la rottura di un patto che doveva essere un patto d'amore, un patto di collaborazione e che invece adesso diventa, non dico un patto di morte, ma insomma, ragazzi, noi stiamo parlando del femminicidio, il femminicidio ha fatto una quantità di vittime spaventosa nel corso degli ultimi anni. Cioè, qui si parla di vita e di morte di una sola categoria sociale, quella delle donne. Un odio che ha radici antichissime, che io farei partire dal XIII secolo d.C., con le prime bolle papali contro la stregoneria, che se noi parliamo di una questione che dal 1257 al 1861 ha fatto 9 milioni di morti di donne sacrificate sull'altare anche del neoliberismo economico nel XVI-XVII secolo, come ci insegnano gli studi di Silvia Federici. Cioè noi parliamo di una questione che è una guerra. Cioè, a Ciutat Juarez tuttora il numero delle donne uccise è talmente elevato che, ragazzi, mancano all'appello in Sud America, in India e in Cina un numero impressionante, qualcosa come 10 donne. Quindi è un argomento importante, secondo me, anzi potrebbe essere l'inizio di ulteriori lavori, perché non è una cosa dell'Italia, non è una cosa dei poveri o dei ricchi, è un problema sociale, mondiale, socialmente trasversale. Non vorrei parlare troppo. Grazie, grazie Paola. Allora, c'è una domanda da parte di un'amica, Lucia Giardino, è una domanda per i Masbedo. La domanda è, a parte il riferimento al salotto, per cos'altro vi siete rimbalzati, Erminio? A parte il riferimento al salotto? Sì. Ma no, ci siamo rimbalzati. No, beh, è un libro che ci ha... Vabbè, insomma, non voglio mettermi a parlare del libro di Erminio, che sembra che sia una argomentazione fuori tema. È il libro di per sé è stato molto vicino alle nostre riflessioni, perché lo riteniamo un eccellente poeta e pensatore del contemporaneo. Però un po' per rispondere alle tue riflessioni, a quello che diceva anche Paola, riflettere sugli spazi di una casa per noi è stata un po' riflettere su quello che si può definire l'architettura di intenti, più che l'architettura di interni. La scelta della casa
è stata una scelta estremamente specifica, nel senso che da subito, anche nonostante delle conclamate difficoltà, abbiamo combattuto perché, a discapito di tante altre cose, quella fosse il luogo. Non ti dico l'attore principale, però comunque un contenitore che definisce quanto può essere pericoloso l'idea di una casa, nei suoi spazi taglienti, nei suoi luoghi, e vivere in una casa dentro un lockdown, io ad esempio l'ho vissuto in gran parte da solo, viverla comunque ti fa dare quell'idea di definire gli spazi come luoghi di transito, dove condividi delle esperienze, condividi delle tensioni, e l'architettura diventa veramente un qualcosa di difficilmente distanziabile dalle proprie pulsioni, diventa proprio un'estensione delle tue paure, delle tue pulsioni, diventa materia di quelle cose. Però è anche vero che nelle nostre riflessioni, sono state riflessioni anche legate un po' alla pubblicità, a questa idea violenta che c'è oggi nell'ambito del linguaggio pubblicitario, ma che c'è sempre stata. Però ecco, rispetto a tutto quello che ha detto Paola, purtroppo, dico purtroppo, ahimè, non è cambiato niente o poco, comunque anche solo negli ultimi 40 anni, perché uno di quei libri che noi abbiamo sempre affrontato con grande interesse, che era Piacere visivo e cinema narrativo di Laura Mulvey, che è un libro del 75, dove uno delle riflessioni iconiche di quel libro era che la donna è sempre soggetto, ma è sempre dell'uomo lo sguardo. Ecco, questa è un'altra riflessione che ci ha accompagnato nella costruzione del nostro lavoro. Leonardo, guarda, ti dico perché fa ridere rispetto ai tempi, quello che di Erminio, ora più o meno rispondiamo a questa domanda. Io sono andato un po' fuori tempo. No, ma quello che è interessante era il titolo che lui ha dato a un progetto, e da lì è nato, diciamo, la nostra voglia di leggerlo, anche se lo conoscevamo già come poeta, e lui ha fatto questo progetto nel periodo del lockdown e l'ha chiamato Nuovo Cinema Paralitico, e trovo che sia un titolo molto interessante. Siamo stati tutti in questo momento storico, credo, un po' a dover inventare, a costruire delle impalcature un po' paralitiche, no? In qualche maniera, rispetto alla situazione che stavamo vivendo. Poi l'ultima cosa che possiamo dire, noi tutta la vita come Masvedo ci ispiriamo alla letteratura, mi ha lavorato per tantissimi anni con Michel Houellebecq, che è uno scrittore molto complesso, abbiamo avuto tantissimi intrecci con la letteratura, è uno dei nostri grandi amori, per chi si conosce lo sa, insomma lo sa. E per risponderti, Paola, mi viene in mente, era un periodo che io sono un grande amante della psicologia, chi mi conosce lo sa, e c'è una frase che mi è venuta in mente, che ho letto e penso che sia importante rispetto al momento storico, rispetto al tema della violenza sulle donne. Bisogna perdere il fallo per poi ritrovarlo. Questa sarebbe la frase, secondo me, che potrebbe aprire un tema. Bisogna avere la capacità di farlo. E allora a un certo punto forse gli uomini, forse a questo punto qua lo ritroverebbero in un'altra forma, no? Invece sembra che le cose si ripetano, perché c'è sempre, non so, una sorta, non solo lo sguardo è maschile, ma c'è una sorta di, no, di... Lo si vede anche dalla cronaca di oggi, basta vedere quello che sta succedendo qua a Milano, questo imprenditore, no, che deve narcotizzare delle ragazzine per poter avere un rapporto sessuale, per potersi sentire il capo della festa, no? E questo qua è proprio forse quello che molti hanno definito veramente quelle forme atroci, violente, dell'idiozia di un fallo. Ecco, questo per rispondere un po' a quello che dicevi. Grazie, grazie Nico. Sono molto felice perché stanno arrivando molte domande, ce ne sono tre dal nostro pubblico. Sono due domande per Silvia Giambrone. Allora, Davide Enia chiede in che modo il sistema degli oggetti si relaziona con chi abita il domestico? Allora,
Questo, vabbè, questo diciamo è stato affrontato nel film Domestication, e poi vabbè, io l'ho fatto tanto anche nelle mie sculture, nelle performance. Per me gli oggetti domestici, se li guardi bene, sono delle occasioni di verità, cioè, perché gli oggetti, le immagini degli oggetti domestici per me si deformano, cioè sono portatori di un tradimento. Cioè, quando, a partire dagli oggetti più familiari, come lo specchio, no? Che è familiare e inquietante sempre allo stesso tempo, per me la dimensione dell'inquietudine nell'arte è una dimensione, per il mio lavoro, naturale, spontanea, in un certo senso anche ovvia. E per me gli oggetti nel tempo, anche gli oggetti amati, cioè io non parlo di caratteristiche necessariamente negative, ma gli oggetti, diciamo, si permeano, diventano contenitori di proiezioni da parte di chi li vive, per cui rivelano delle cose che, se gli presti orecchio, scopri delle forme di verità. Magari, ecco, spesso si guarda dall'altra parte, perché vivere con la verità è difficile, con le verità su di sé e sugli altri è difficile. Secondo me gli oggetti possono rivelarle, bisogna prestargli orecchio, e spesso appunto è un tradimento, bisogna, come dire, aprirsi al tradimento. Grazie Silvia, c'è un'altra domanda sempre per te. La presenza delle spine della rosa, associate subito dopo ai dettagli del corpo femminile, può considerarsi un riferimento a Gina Pane? E se sì, in che senso? Ora, le spine sono proprio uno dei tuoi segni più importanti anche della tua, del tuo lavoro scultorio. Ci puoi parlare un po' di questo? Sì, ovviamente, insomma, non è un riferimento diretto a Gina Pane, però ovviamente, insomma, la pratica di Gina Pane è sicuramente stata importante per me da un punto di vista poetico, no? Perché è una chiave quella che mi interessa molto, cioè il fatto di poter parlare di violenza in una maniera poetica, ma non per abbellirla o per decorarla, ma piuttosto perché quando una cosa è così forte, è così di impatto, è necessario potervisi sintonizzare, no? Poter parlare di empatia, come diceva giustamente Nicolo prima. Allora, la poesia consente di creare un'empatia anche con quanto di più sporco, di più difficile, di più violento ci sia. Ecco, questa è una cosa che Gina Pane sicuramente ha insegnato, e che il femminismo nell'arte anche ha reso anche più possibile, no? Più plausibile. Perché c'è da dire che il femminismo nell'arte ha anche portato un'estetica, ha anche portato delle occasioni di espressione che probabilmente sono state possibili perché quello era il tema, perché quella era l'urgenza, no? Perché succede anche così, succede che sono delle urgenze che portano delle estetiche, succede anche il contrario. Credo che il femminismo abbia anche portato degli strumenti nuovi, perché le urgenze non erano nuove, ma erano libere. Allora, per me le spine, anche per Canetti, no? Per Elias Canetti le spine sono molto importanti. Per me la spina è un po' questo, cioè è un po' appunto quella verità con cui tu ti trovi ad avere a che fare, che ha una sua grandezza, una sua bellezza, una sua importanza, e che fa male, e tuttavia è parte integrante, insomma, della realtà. Grazie Silvia. Poi c'è quello che credo sia un commento di Verena Mauri, ma ci tengo a leggerlo naturalmente. La casa come riferimento e riflessione della personalità di ciascuno, violenza come conflitto, disfunzione tra maschile e femminile. Immagino che sia un riferimento a quella riflessione che stavamo facendo prima sulla dimensione domestica del periodo, insomma, della percezione della dimensione domestica che è cambiata in questi ultimi mesi. Io per ora non ho altre domande. Volete aggiungere qualcosa? Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa? Io avevo due osservazioni da fare. Una che non è un caso che sia Adrian abbia parlato di quella che è la relazione tra l'urgenza, la necessità di un lavoro e il linguaggio che tu decidi di usare per fare quel lavoro. Cioè, quando una necessità, quando un'urgenza informa il linguaggio, che è una cosa che appena descritto molto bene Silvia, cioè questa capacità che una necessità, un'urgenza ha di creare il linguaggio. E questa è una cosa che secondo me è importante, perché
Questo è un progetto che è nato dall'intuizione di una necessità, e non è un caso che nello sviluppo di questo progetto poi questa parola sia tornata spesso quando nelle nostre riunioni con Beatrice Bulgari abbiamo cominciato a progettare anche le prossime iniziative di Fondazione In Between Art Film. Cioè Beatrice ha molto insistito su questa idea che i progetti provengano da una necessità. E questo secondo me è un punto molto importante in questi anni, perché è come se tutti quanti ci stessimo risvegliando, e non è una questione legata solo al Covid, penso che saremmo arrivati a una conclusione del genere o comunque a una intuizione del genere anche a prescindere dal Covid, sta tornando prepotentemente questo concetto di una sorta di ecologia della necessità, cioè un'ecologia del fare su quello che è assolutamente necessario. E poi un'altra cosa che mi veniva in mente adesso ascoltando voi era questa: non è un caso, secondo me, che sia Elena che Silvia abbiano portato l'attenzione su delle forme archeologiche, cioè Silvia sull'archeologia della pedagogia, diciamo, ed Elena invece sull'archeologia, quindi sulla mitologia, sia sulle manifestazioni materiali dell'archeologia, sia sull'archeologia di pensiero, che è quella della mitologia. Perché entrambe, nell'aver spostato l'attenzione verso qualcosa che apparentemente potrebbe essere un po' off topic, come si dice, no? Hanno in realtà mostrato quanto profonda è l'implicazione culturale della violenza che vediamo manifestarsi nel presente. E la cosa interessante è che più una cosa è profonda e più ha bisogno di un'altrettanto profonda revisione. Quindi secondo me, per esempio, credo una cosa, e questo succede per esempio anche con il razzismo, no? Quando ci consideriamo, come dire, quando diciamo anche in buona fede, guarda che non è un problema che mi riguarda, cioè nel senso non ce l'ho questo problema qui. Quindi credo che queste due posizioni così specifiche su dei campi che potremmo considerare quasi neutri, come la mitologia o la pedagogia, voglio dire, una cosa che è avvenuta così tanti secoli prima, come può ancora avere... Credo che sia una cosa importante, perché appunto ci fa riflettere anche, e credo che per esempio la violenza di genere, la violenza sulle donne, domestica e non, sia effettivamente una di quelle cose in cui in buona fede la maggior parte degli uomini potrebbe dire guarda che veramente è una cosa che, come dire, riguarda la patologia di qualcun altro ma non la mia. E questo andare in profondità delle implicazioni culturali che generano questa violenza probabilmente è quello che dobbiamo veramente imparare a fare tutti, perché se non facciamo questo discorso di revisione anche laddove ci sembra che non dovremmo fare una revisione, non arriviamo da nessuna parte. Cioè dobbiamo andare laddove probabilmente ci sembra che le cose siano a posto. Cioè non so come... Sì, è chiarissimo. Certo, Silvia. Assolutamente, secondo me Alessandro dice una cosa importantissima che a mio parere almeno ha a che fare con la contemporaneità, perché tu giustamente dici apparentemente quello che a livello filologico, diciamo, abbiamo fatto io ed Elena potrebbe avere poco a che vedere con i discorsi dominanti rispetto al contemporaneo. Invece io credo esattamente che il contemporaneo sia questo, cioè sia il luogo in cui noi possiamo e dobbiamo, forse come dici tu, ritirare fuori, cioè riguardare le radici di tutti i discorsi che abbiamo sempre dato per scontato, cioè che hanno costituito poi la nostra identità culturale. Credo che il contemporaneo sia questo, questa varietà, questa enorme varietà. Ovviamente è difficile, perché più è vario il discorso più è difficile muoversi dentro, però credo che tu abbia stigmatizzato, diciamo in poche parole, quello che è il contemporaneo. Io vorrei aggiungere una cosa, scusate. Prima Nicolò e Jacopo hanno fatto riferimento agli scritti di Laura Mulvey, che è la prima, diciamo, è stata una teorica del male glaze nel cinema e nelle immagini in movimento.
E a me quello che mi ha interessato, infatti, è stato vedere invece il female glaze, ovvero come le artiste donne hanno affrontato questa tematica, appunto usando, nel caso per esempio di Elena e di Silvia, degli strumenti, come giustamente ha detto Alessandro, di indagine archeologica. E questo proprio è una cosa insita nel female glaze, ovvero di non dare per scontato alcune cose, perché, come dire, in qualche modo c'è un'abitudine allo scandagliare ciò che apparentemente sembra normale, perché quello fa parte, diciamo, di una condizione femminile, per cui, diciamo, le donne in generale sanno che non possono dare nulla per scontato, perché nulla viene regalato. E quindi c'è un modo diverso di approcciarsi alla realtà rispetto a un maschio bianco contemporaneo. Questo è una cosa, secondo me, abbastanza ancora da tenere presente nell'approccio che c'è al lavoro e alla scelta di certe tematiche e alla scelta di come rappresentare certe tematiche. E comunque sì, Alessandro ha stigmatizzato bene quello che è la contemporaneità, e io comunque mi sento di concordare con lui su questo. Paola, infatti, tra l'altro, scusa, non voglio interromperti, però anche Yanni Serafa, che oggi non è qui, però in fondo ha guardato retrospettivamente alla mitologia come punti di riferimento dal mito di Giuditta e Oloferne. In quel caso, però, quando appunto la donna si prende la sua rivincita anche, e ha lavorato tantissimo su questo da un punto di vista appunto di iconografia pittorica, della storia dell'iconografia pittorica di queste rappresentazioni. Infatti anche Yanis nel suo lavoro ha fatto una sorta di archeologia del Rinascimento, ma in una maniera completamente, creando una narrazione diversa. Infatti quando con Elena, questo voglio che è una domanda per te, quando abbiamo iniziato a parlare del tuo progetto, tu sei partita da una visione dell'archeologia classica da un punto di vista coloniale e postcoloniale. Questo è proprio un tipico approccio di female glaze. Parlami tu. Infatti l'idea, vabbè, adesso dico, racconto un pezzettino molto breve di tornando anche un po' alla domanda di Leonardo di come è iniziato quel primo mese la progettualità. All'inizio io volevo utilizzare le immagini che poi ho utilizzato sovrapponendole a degli audio, dei discorsi, del footage registrato un po' da me, un po' trovato, un po' che faceva anche riferimento a Storie maledette di Franca Leosini, che insomma, credo sia uno spaccato abbastanza interessante di quello che sono stati gli anni 90-2000 di rappresentazione del tema della violenza. Perché proprio sono ancora modelli che in realtà influenzano tantissimo la contemporaneità, no? Quindi volevo usarlo come modo anche di parlare di una violenza che non fosse solo vista come la vediamo qui in Occidente, ma anche come va poi a influenzare altri continenti o altri contesti totalmente altri, dove c'è ancora comunque un impianto, una visione molto occidentale. Poi nel tempo, insomma, abbiamo rielaborato con Paola, siamo andati avanti, abbiamo pensato che forse questo era il modo più adatto per riuscire a racchiudere tutto questo sentire in così pochi minuti, però ecco, cioè è molto presente ancora, quindi è inevitabile che ritornino. Per me non lo vedo così staccato, lo vedo appunto, come dice Silvia, molto contemporaneo. Io ho un altro bel commento che è arrivato sulla nostra pagina della diretta, invito nuovamente se ci sono altre domande a farle. Anita Carta dice: per Adrian Paci mi ha colpito la doppia valenza del colore rosso, che è allo stesso tempo il dito che blocca la fotocamera e nega la visione, ma anche il rosso che si genera quando la protagonista chiude gli occhi di fronte al sole in un momento di serenità. Così come il rosso è al tempo stesso violenza e passione amorosa, fuse all'interno della relazione. Dal mio punto di vista, i limiti produttivi del lockdown non sono stati affatto limiti. Complimenti veramente. Grazie. Sì, ma infatti anche per me, cioè io l'ho anche detto che
nel momento che ho visto questo rosso sono rimasto colpito dalla bellezza di questo rosso. C'è stata questa specie di scoperta da un momento banalissimo, no? Di un dito che entra nella telecamera, addirittura insomma, mi è sembrato di intravedere un rosso da Beato Angelico. L'avevo anche scritto a Beatrice quando insomma, mi ha chiesto di capire cosa stavo facendo. E poi sì, sicuramente insomma, questa dimensione dell'assenza dell'immagine che però corrisponde alla vicinanza del corpo. Ecco, anche questo era un elemento che mi sembrava che potesse rendere questo rosso, perciò non piatto, non un rosso e basta, ma un rosso di un corpo, un rosso che vibra, che diventa più scuro, che diventa più chiaro, che ha dei momenti molto, molto luminosi. Ecco, mi sembrava che potesse essere questo il territorio poi, come ha detto prima Alessandro, per ospitare poi la parola e ospitare il racconto. Infatti anche Daria mi diceva che proprio se io gli avessi dato delle immagini invece di questo rosso, il suo lavoro sarebbe stato molto, molto, molto diverso, molto più complicato, magari comunque diverso. Perciò ecco, devo dire che sì, questo rosso insomma è comunque un rosso ambiguo in un certo senso. Poi secondo me devo dire una cosa, perché non l'ho detta prima in riferimento al lavoro di Adrian, ma la bellezza secondo me di questo lavoro è anche quella di essere riuscito a mettere insieme queste tre forme di frustrazione, di negazione della libertà o della mobilità, perché c'è da una parte la telecamera che non riesce a riprendere, c'è ovviamente il racconto di questa prigionia relazionale che diventa anche violenza fisica, e poi c'è questo accenno agli occhi delle rifugiate siriane. Quindi ci sono questi tre livelli di tre momenti, diciamo, chiamiamolo dello spirito e del corpo, in cui un movimento è negato, e quindi il raggiungimento della libertà o la realizzazione della libertà viene interrotta. E credo che toccare queste tre dimensioni così complesse con una semplicità di linguaggio così sia insomma una cosa molto speciale in questo specifico lavoro. Scusate. Grazie. E io vi ringrazio davvero tanto, vi ringrazio tutti. Credo che a questo punto forse possiamo chiudere e invitare nuovamente tutti quanti a vedere questi 8 film che rimarranno in programmazione fino al 22 di novembre sulla piattaforma Più Compagnia in collaborazione con MyMovies. Io ringrazio davvero tantissimo gli artisti per tutto il loro lavoro, per il lavoro che hanno fatto in questi mesi, e quindi ringrazio Elena Mazzi e Silvia Giambrone, ringrazio Emma Sbede, ringrazio Adrian Paci, ringrazio Alessandro Rabottini e Paola Golini per essere stati con noi. E ci tengo davvero a dire che vi do appuntamento stasera perché ci sarà l'ultimo talk della serie dei Festival Talk qui alla Compagnia con Andrea Lissoni e Riccardo Benassi alle 19, quindi vi consiglio davvero di non perdervelo, ma vi do soprattutto appuntamento qui l'anno prossimo perché noi sicuramente ci saremo e questa volta saremo in sala. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.